Senti Maria, poi ci sono, eccoci, ci sono personaggi che davvero sono, cioè, sino a quel momento nessuno sapeva chi fossero, e poi sono diventati, diciamo, indispensabili, alcuni, diciamo, molto presenti nella nostra vita, alcuni moltissimo presenti nella nostra vita, e ne chiamo uno per tutti. Non ho capito. Sì. Sì. Vittorio Sgarbi. Oh. Oh, grazie per essere qui. Allora. Ciao, Vittorio. Quanti ricordi, eh? Beh, sì. Siamo a casa. Siamo a casa. Beh, poi i luoghi custodiscono, no? Hanno un'anima, che quello che hanno vissuto, che hanno visto, che hanno ascoltato in tutti, in tutto il tempo. Quell'anima lì, insomma, tu la senti quando entri qui, no? Beh, sento che l'impresa di Costanzo è esattamente come l'ha descritto la Littizzetto, con un pezzo memorabile e invidiabile, in cui ha parlato di AC, ante Costanzo e dopo Costanzo, che nella sua configurazione è come un sole con dei pianeti, perché lo stesso Vespa è arrivato dopo di lui, e Porro, e tu, e chiunque abbia fatto quello che si chiama talk show, certo, hanno fare, un generatore, certo, che prima non c'era. Quel generatore era lo spettacolo della vita, il teatro della, certo, vita. Far vedere le parole, una cosa che... No, è quello... Una contraddizione, una metafora assolutamente, sì, no, difficile da realizzare. Senti, noi abbiamo un filmato. Sì, immagino. In questo filmato, sì, adesso poi Vittorio ci dirà cosa pensa, vedi proprio due parti completamente diverse di Vittorio in relazione a lui, sì, ma davvero, perché vedrai una prima parte dove tu e lui discutete e lui è dolce alla fine della conversazione, della discussione. Vittorio. Perché, sì, sì, perché avevano un rapporto fa, sì, veramente, sosia, veramente, veramente particolare, sì, c'era tra i due. Era molto, quando lui dice casa, secondo me dice una verità, perché Maurizio verso Vittorio era protettivo per certi versi e si sentiva anche l'unico legittimato a dirgli che quella cosa non andava detta. Beh, da questo punto di vista lui è morto mentre io l'ho collegato con la 7, con Mirta Bellino. Quindi sono il primo che ha detto, beh, che cos'era per te Costanzo? Per me, dico, era un padre. Ho sbagliato, per me Costanzo era una madre. Costanzo aveva una potente maternità e lo prova che la sua vita non è finita, non perché siamo qua a commemorarlo, perché c'è lei. Lei è la parte materna di lui, cioè quella che ha generato hai e ragione, che genera. Hai ragione. E quindi... In questo è la madre che ti consiglia, che ti perdona, e la madre è anche il potere più alto, cioè la creazione, che ci sia o che non ci sia Dio, la madre è Dio. E allora, quando penso lui come sole dei pianeti che abbiamo intorno e che sono nella televisione di oggi, penso che io sono arrivato qua nel 1987, ho litigato con lui, ho sbagliato obiettivo, però la sensazione che ho avuto è questa. Costanzo è stato il garante di Berlusconi fino in fondo, quello che non è stato Montanelli. Intendo dire che Costanzo non era di destra. Lui in realtà è il garante del rapporto fra politica e televisione. Questo era il luogo del potere, dove avveniva tutto quello che non poteva avvenire altrove, e tu potevi diventare quello che io e molti di noi sono diventati. Ma il potere non vuol dire poi una cosa negativa, vuol dire la capacità di fare qualcosa, cioè per me il potere è rendere gli altri felici. E lui ha dato felicità attraverso la capacità di farci vedere tutti come attori dentro la vita e protagonisti, e qualcuno anche grande e qualcuno comparsa, insomma. Poi anche il potere della parola di cambiare e le poi, cose, certo, perché poi quel potere lo ha esercitato molto nelle parte, campagne sociali. Esattamente. Guardiamo questa immagine. Critico d'arte, si chiama Vittorio Sgarbi. Mi ha prima rimproverato, io devo dire che sono rimasto colpito, perché aveva ragione, ma aveva ragione in un'area, come dire, di patetismo, di moralismo, no. Sì, cioè che uno per forza deve... La parola che io rifiuto in maniera assoluta è la parola
patetismo. Esatto. È uno snobismo, certo, parlare di patetismo. Sono storie reali che succedono realmente nel paese dove lei vive, dove lei opera. E io non credo che vadano lette per televisione, cosa vuole che io dica? Mi fanno per televisione, ma mi fanno se non si malinconia. Dicono, ma abbia pazienza. D'altra parte ci vuole pur qualcuno. Ma se non le diciamo per televisione, scusi, lo scriviamo sui muri. Ma dico, se non usiamo un media, se non usiamo un media, non serve. Se lei mi permette, non lo risolvo. Noi questa trasmissione si è presa il gusto di far arrivare la legge per il casco, sai, i ragazzi che morivano moltissimo, di far arrivare in Parlamento e farla approvare. Se poi lei dice che la televisione non serve, padrone lei di dire no, serve, ma non per questo. Ma non serve, ma allo stesso non spazio? È una notizia da prima pagina, questo che non ha capito lei. No. È una notizia da quinta pagina, da settima pagina. Ma è una notizia. Guardi che lo decido io se è da prima o da quinta. Per lei sarà quella. Per me non è per me da prima. Ha capito. Per me da prima. Non la troverà mai. Sì. Non la troverà mai. Appena, è una diversa valutazione della costruzione. Appena le affideranno, io mi auguro presto, un talk show, lei deciderà se mettere in fondo o non parlare di questo. Finché io lo faccio da 6 anni, darò tutto lo spazio che credo a questa storia. È un po' di meno lei. Che io volevo solo dire che questo è la mia domanda. Una certezza labile, inquieta, facile come arbusto a essere divelta, una radice ferma nelle gemme caduche, un verme che la terra marcisce e in mille riproduce, un diaframma che vibra, un vuoto sensibile nel suo percorso ignoto. È piaciuta molto a Sgarbi, ho visto dall'espressione, mentre no, ho fatto delle sbocce per una cosa, questa posso dirla, ma non riguarda. Io l'ho visto, professor. No, secondo me lei ha scelto il passo sbagliato, perché quello che ha letto è il più impoetico che io sento da 25 anni, cioè da quando ero. Non ho mai sentito una cosa meno poetica, però non lo dico perché voglio provocare, è vero, sarò un critico balordo, sarò un critico. Non mi sembrava poetica, mi sembrava prosastica. Lei è 1989, non usi arbusto, usi ramo, cosa si usa oggi? Non è che quando io esco do un calcio all'arbusto, non mi viene naturale. Devo dire che lei è proprio un asino della poesia, professore. È un grossissimo asino. E lei è una stronza. Una denuncia da parte No. Chieda scusa. La pregherei di chiedere scusa alla signora. Ho detto un asino poetico. Scusi, le pregherei di chiedere scusa alla signora. No, scusi. Le posso chiedere scusa, ma l'asino va bene, invece perché asino. Asino poetico. Mi sembra. Allora lei è una delicatissima poetessa e io sono un critico che si è sbagliato. Professore, mi scuso con lei. Io ho risposto al suo asino, non è che le volevo. Penso quello che ho detto, ma ho risposto al suo asino. Io non sono affatto un asino di poesia e ritengo che se lei smette di scrivere fa un piacere all'umanità. Libera l'umanità delle nefandezze che scrive. Io le ho chiesto di chiedere scusa alla professoressa, ecco, per un motivo molto preciso, che detesto il turpiloquio. L'asino non è un turpiloquio, è un quadrupede. Quindi, E lo stronzo è un fatto oggettivo, cos'è? Lo stronzo è meno che l'asino. È esattamente come l'asino. Avete capito da dove arriva la capra? Perché il quadrupede, in caso di il risarcimento, infatti, mi dispiace molto per questa poetessa che si chiama Poddig, sarda. E adesso continua a scrivere. Adesso entra e legge tutto il libro. Però mi dispiace perché effettivamente. Però in realtà fu Vianello che io istigò, e io reagì. Lei mi ha detto 5 volte asino, che comunque modo. Non dico insultare. Poetico, asino poetico. Stronza è molto più. Anche perché stronzo è uomo e donna insieme. Vittorio, no. Io sono uno stronzo. È peggio, Io sono uno stronzo. Cioè uno Vittorio, che ma poi ha avuto successo. Cioè ti sei io ho pagato 60 milioni di lire. No, lei. Tu hai pagato 60 milioni. Lei 20. Ti ha denunciato. Aspetta, una cosa fondamentale. Ah, cioè, lei 20. Lei ha pagato 20 milioni per. E quindi la capra, vedi che costa meno? Se tu dai. Capra 20 milioni. Però voglio capire se poi invece è diventata una poetessa. Sì, ha continuato a scrivere. Però Mara ha posto un dubbio. Vedo che vi è piaciuta questa puntata. No, perché Mara ha posto. Voglio sapere se tu hai preso una cantonata dicendo che non lei ha continuato a scrivere. Invece lei ha continuato, però è grande successo. Non lo so, però devo dire che dal punto di vista del lessico
La parola stronzo, che è molto no, di moda, no, guarda, abbiamo già dato, abbiamo già dato. Perché c'è stata tutta una prima parte in cui l'argomento è stato sviluppato sino in fondo. Abbiamo già pestato l'argomento. Sì, sì, uno che non è stronzo, cioè uno, però, se non sei neanche uno stronzo. Mentale uno stronzo, tu sei uno stronzo. No, adesso, 60.000 Io ti ringrazio, ma sono ricco del mio, non ho bisogno di querelare. Ma poi mi chiedo una cosa, a me Maurizio, Maurizio aveva detto di essere uno stronzo, ma va benissimo. A te, esatto. Però ha ragione lui. Però adesso, scusa, facciamo... Vittorio, oh scusa. No, voglio fare un finale bello, perché io penso che Vittorio sia una delle persone più straordinarie da tutti i punti di vista che conosciamo. E sono sicuro che insomma, saprà cogliere la benemerenza di quello che sto per fare, perché il tempo poi a volte aiuta a cambiare le opinioni, no? Cioè, il tempo può rivalutare anche un'opera che non si era valutata correttamente. Quindi ho qui il libro della Poddi, che l'ho trovato, io te lo volevo regalare, così lo rileggi e magari, capito, trovi nell'arbusto oggi una... Cioè, magari, capito, il tempo... Bravo. È una sorpresa. Abbiamo faticato a trovarlo, però abbiamo trovato, magari tu lo rileggi, so, 3, 4, 5 volte e magari lo rivaluti. Tra l'altro vedo adesso che ha un grande straordinario, Ferruccio Ulivi, dimenticato, è stato uno dei grandi critici di letteratura, studiato Manzoni, Dante, quindi lei si era garantita una... critica importante. Vabbè, mi sarò sbagliato. No, ma no, no, è il contrario. Vittorio Sgarbi, grazie mille, Vittorio. Guarda che c'era Paolo che voleva dire una cosa. Paolo voleva dire una cosa, prego. No, 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 guardavo Maria solamente ricordando alcune cose che sono accadute con Vittorio, che è un personaggio fantastico perché è in grado di garantire l'imprevedibilità e la ricchezza di quello che racconta nel contesto dove lo va raccontando. Io sono stato fortunato a partecipare a una puntata dove ti sei gonfiato con Mughini. Sì. Bellissimo, bellissimo. Non ce l'avete? Tutte cose poetiche. No. È dai tempi di Kinshasa che non vedevo una roba del genere. Peccato che è durato poco. Sì, poco, perché è andato al tappeto subito. Però si è ripreso. Però si è rialzato. No, ma poi hanno fatto pace. Hanno fatto pace. Sì, 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 sì. Vittorio, posso chiederti una cosa? Ma tu, rivedendoti adesso, a me capita con alcune mie cose, ma un po'. Dici, no, sono stato stronzo. No, anche ancora, altri 60.000. No, io uso lo sgarbese. No, no, quella celebre... Cioè, sei pentito? No, pentito. Sono dispiaciuto perché si fa male una persona e continuiamo a farglielo forse. No. Anche se tu hai trovato il suo libro. Fatto il libro. Devo dire che avrei voluto dire questa sera, in parte l'ho detto in dimensione, come dire, più concentrata, le parole che ha detto la Littizzetto sono quelle che indicano esattamente quello che è stato, quello che è e quello che in lei continua di Costanzo, cioè una persona che non può morire, lei è viva e vive in quello che continua attraverso di noi e quello che lui ha dato a noi e noi diamo a quelli che ci guardano. Grazie, grazie. Grazie. Vuoi fare la passerella? Passerella Vittorio Sgarbi. Grazie.